Buongiorno a tutti e che il Signore ci conceda pace, salute, forza e ogni benedizione necessaria per vivere e affrontare questa nuova giornata. Vi esorto sempre a vivere ogni giorno, ogni attimo, alla presenza di Gesù e di Maria. Perché se noi camminiamo con Gesù e con Maria, camminiamo al sicuro, perché abbiamo la loro benedizione e la loro protezione. E allora questa mattina, nella nostra personale preghiera, diciamo a Gesù e alla Madonna: prendetemi per mano, accompagnatemi, guidatemi, camminate con me, precedete i miei passi, perché possiate spianare la via, preparare la strada, liberare gli ostacoli e preparare i cuori. Dobbiamo vivere con questa fede e dobbiamo vivere con questa fiducia. Noi non siamo soli, però molte volte sperimentiamo la solitudine perché non abbiamo questa fede, perché pretendiamo di fare ogni cosa con le nostre forze umane. Quale uomo può, con le sue forze umane, fare un'opera più grande di lui? E allora il Signore sia nostro aiuto e nostro scudo e nostra consolazione. Con questi sentimenti esorto tutti, giovani e bambini, anziani e adulti, ammalati e grandissima famiglia, a pregare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Rivolgetevi sempre all'angelo custode, chiamatelo e invocatelo. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. E adesso accogliete la santa benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. A tutti di cuore una buona e santa giornata. Se ci siete, ci vediamo per la coroncina alla Divina Misericordia e poi per il rosario alle 17:20. Da parte mia vi voglio bene e vi lascio con un fraterno bacio e abbraccio. Buona giornata!